I'm from Russia. And you? I'm from Greece. Grecia e Russia, che bella coppia. Lasciamo la festa, andiamo un po' in spiaggia, venite. Ciao, come state? Bene, bene, molto bene. Bene. Voi siete a favore del corpo rifatto o no? A favore. A favore. Il tuo también. Sì, sì. Ma un corpo naturale, no? Così. Ma te sei rifatta? Questo è naturale, completamente. Tutto tutto naturale. Perfetto, allora io preferisco il naturale. Io también. Okay. Early morning. Beh, li guardo, sì, e penso cosa hanno rifatto e cosa non hanno rifatto. Ce ne sono tanti rifatti, però alla fine è la loro scelta e va bene così. A volte si vede in maniera proprio eccessiva, spudorata, e quindi credo che sia antiestetico. Non è assolutamente bello vedere un corpo rifatto. In giro se ne vedono tanti, soprattutto qui, che le ragazze mostrano in tutto e per tutto la loro arte. Ok, sono contento di vedere questo, perché comunque vuol dire dare un'impressione, curarsi bene il proprio corpo e dare comunque un colpo all'occhio nostro, questo è importantissimo. Bye bye Italy. Sono belle da vedere e quindi non posso dire di no. Sono scelte personali, noi l'occhio fa piacere, quindi bene così. Venite ragazzi, venite a vedere e vi renderete conto. Ma sinceramente sì, sono belli da vedere, però è sempre meglio il corpo naturale e non rifatto, secondo me. Bye bye Italy, have fun. Personalmente non le disgusto, però preferisco il corpo sinuoso di una donna fatta bene, con un corpo palestrato. Quelle naturali sono le migliori. Fallo tu Gabriele, dai, fallo tu, dai, vai, dai, vieni, sì, lo fai anche tu, dai, vieni, forza. Bravissimo. We'll be right back.
Matteo è un ragazzo normalissimo, su alcuni aspetti, farà l'ultimo anno di liceo artistico e niente, un po' confuso sulle idee perché non sa cosa ancora fare. Sono brasiliano e per via di lavoro dei miei genitori sono andato in Italia da piccolo, avevo neanche un anno d'età. Ho solo 19 anni, quindi un po' prematuro come cosa, perché già con 18 ero sui cubi, cose del genere. A volte mi sento un personaggio di Ibiza, a volte invece per niente. Però sì, potrei dire che sono uno dei tanti personaggi di Ibiza, ma secondo me tutti lo siamo, personaggi di Ibiza. Ibiza è proprio formata da ognuno di noi. C'è la gente fashion, la gente molto hippie, trovi veramente di tutto qui. Quindi stai veramente bene. La notte di Ibiza è molto superficiale, capito? È una cosa proprio... è quel divertimento molto superfluo, molto, però va bene. Io la notte soffro di insonnia, proprio mi sveglio di notte, devo uscire, devo fare qualcosa, devo andare a ballare, devo vedere, anche se sta gente è stupida da morire, ci parli e te ne accorgi comunque che non è la gente che ci fa dei grandi discorsi comunque. Poi a Ibiza c'è, cioè, peggio ancora con tutto quello che gira. Fra qualche anno mi sa proprio che la notte proprio me la farò a letto, non ce la faccio più. Ma perché non è venuto secondo te? Secondo me ci aveva da fare. Allora, ci posso passare qua? È così, così sento meglio. Oh, ti piglia tutta questa confidenza? DJ Claudio Coccoluto vi saluta. Ciao. Noi ci vediamo qua da Ibiza, Cale Giundal, per un altro party, un'altra festa, un altro pezzetto di questa isola fantastica dove ci si diverte con bellissime ragazze. Un po' casato, ripeto. Con bellissime ragazze, bellissimi spettacoli, bellissimi ragazzi, belle immagini, belle spiagge, mare, sole. Cosa state a fare a casa? Venite a Ibiza, prendete un aereo, un charter, venite qua, uscite dall'aeroporto, prendete la prima a sinistra, seconda a sinistra, sentite la musica, ci raggiungete, Cala Giundal, venite qua, ma cosa state? Ibiza è stato presentato da...